buongiorno Presidente, buongiorno Segretario, buongiorno a tutti quanti. Sono in una brutta posizione di parlare per l'ultimo e quindi prima del pranzo, spero di farlo velocemente in maniera estremamente intensa. Allora, il comandante Sangiamano ha parlato parecchio in Ucraina, il wiper che è un tipo di malware molto distruttivo e si è usato in maniera estremamente massiccia, vedete nell'immagine una serie di attacchi fondamentalmente operati quante volte è stato attaccato l'Ucraina, sta parlando di attacchi distruttivi ed è stato talmente pesante questo attacco, talmente massiccio, che ha attirato l'attenzione di parecchie parlatori di sicurezza, parliamo di aziende come Microsoft, come Fortinet, come Trellix, però anche società di consulenza come la Magnificent Technology di Google, piuttosto che questa ESET che è una società cecoslovacca. Quello che si nota soprattutto è l'esclusione, cioè tutti quanti danno in evidenza di questa esclusione, non si sta parlando di una doppiata o certificata. Se guardate semplicemente quanti ce ne sono stati di nuovi malware di tipo wiper nel 2022, sono probabilmente il doppio, il triplo, il quadruplo di tutti gli ultimi 10 anni, forse 15. È stato veramente qualcosa di siano wiper o ransomware, fondamentalmente hanno da una parte una caratteristica più o meno simile, cioè sono distruttivi, chiaro che chi fa ransomware però poi tende a dare una soluzione per prendere i soldi, chi fa wiper non prende i soldi, ma tutti e due hanno una esigenza di cercare di andare più velocemente di quelli che sono gli incident response, nel senso fare criptare dei file è un'operazione lunga, cancellarli è un'operazione. Iniziare a criptare utilizzando dei sistemi di tipo parallelo consente di andare molto velocemente e di poter fare più danni possibili. Chiaramente oggi chi usa il wiper tende a cancellare una parte, primo pezzo, secondo pezzo, quello centrale, l'importante è che distrugge. E come avete visto prima, la distruzione è stata notevole. Ora, qual è l'approccio? No, così come uno stratega, nessuno pensa che il suo stratega pensa di poter vincere tutte le battaglie scaramucce. Fondamentalmente sa che qualche volta perde. Nello stesso modo, quando, ho sentito tutti, no? Quando si approccia fondamentalmente la cyber security, che sia in guerra o che in qualche modo sia una guerra civile per certi aspetti, il concetto fondamentale è quello che appunto che diceva prima il comandante, no? Cioè, devi pensare che ce l'hai già detto, cioè non puoi immaginare di avere un ambiente che non è stato dentro, devi pensare che sta dentro e che fra 2 mesi, 3 mesi tempo che serve scoprirà, quindi lo devi andare a cercare e oltre ad andare a cercare devi avere consapevolezza che siccome non vinci sempre devi sapere gestire la botta, consentirmi da questo termine, nel senso di gestirla, perché l'alternativa è che poi rimane la catastrofe, quindi concettualmente so che c'è dentro, lo devo gestire e devo evitare che mi distrugga. Ora quando abbiamo parlato, abbiamo visto come poter in qualche modo interagire con questi malware, che siano ransomware, che siano wiper. Gli approcci di cyber security tradizionali fondamentalmente prevede di utilizzare tutta una serie di tecnologie e, come ha detto bene prima, chi è venuto prima di me, tutta una serie di intelligenze, spesso umane, anche artificiali, che gli consentono di poter andare a definire magari quali sono le anomalie che vengono trovate, piuttosto che eventi di comportamento, per cercare di beccare, consentitemi il termine, il malware prima che ci riesce. Poi, visto che se ne parla tanto, vuol dire che qualche volta siamo colpiti. E quando siamo colpiti, normalmente ci troviamo in una situazione in cui ci andiamo ad affidare al nostro backup. Il problema, come diceva prima il comandante Mongelli, spesso ci troviamo a che fare per tutta una serie di motivi con soluzioni di tipo legacy. Ora, le soluzioni di backup di tipo legacy nascono fondamentalmente per difenderci dal disastro. Vale, come chiamano così, il famoso meteorite, noi parliamo sempre che cade il meteorite, l'allagamento, l'alluvione, no? L'incidente elettrico, l'esplosione, tutto quello che è. In realtà non nascono per gestire le resilienze, perché? Perché fondamentalmente i bagni sono eventi aperti, si aspettano di appoggiarsi sulla difesa e sullo storage aperti e quindi come tale è un po' come lasciare un paese salvataggio sulla nave, insomma, no? È disponibile, cioè se nessuno si aspetta di venire a invece loro l'attaccano, per quale motivo? Due, scusate, il primo perché
quelli lì. Allora, se devo essere efficiente e veloce, faccio prima attaccare il mercato dove trovo tutti i dati aziendali o vado a cercare tutti i dati. Il secondo punto è, se io attacco la management dei dati e la firma, a quel punto è distruttivo. Come mi rialzo? Dove lo trovo? Cosa faccio? Sono colpito, mi hanno distrutto, non trovo me. Ed è tanto vero che noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo scoperto che il 93% degli attacchi sono andati diretti sul backup, non sono andati sui sistemi di produzione. E il 73% purtroppo sui sistemi sono avuto successo. Ora, se io voglio veramente gestire la botta e impedire di avere un problema grave, quindi di avere la catastrofe, che cosa mi aspetto? Quello che mi aspetto è di avere una soluzione che mi consente la cyber resilience. Quindi fondamentalmente un sistema relativamente immutabile che sia a prova di lancio come di wire. Meglio scegliersi la soluzione originale. La seconda cosa che mi aspetta è di fare un ripristino rapido. Cosa vuol dire ripristino rapido? Non vuol dire prendere la prima copia e metterla in produzione, perché la prima copia che metto in produzione normalmente è una copia che c'è dentro il malware. Forse anche la seconda, forse la terza. Devo avere un sistema che mi deve consentire di andare a guardare dentro i miei file di backup e vedere la copia buona da poter utilizzare. Ci sono casi di, ovviamente si è parlato anche prima, che se l'attacco ha più di un mese è anche nel tempo, mentre non manca. Quando io penso nella mia logica 3-2-1 che ho messo il backup di salvaguardia sul nastro e poi mi hanno dovuto montare, è successo e ripartito. La terza cosa è che bisogna andare a proteggere i dati non strutturati. E i dati non strutturati li troviamo che sono 80% dei dati aziendali, che sono quelli più interessanti, li andiamo a trovare fondamentalmente dove sui sistemi NAS. E noi dove li troviamo? Fondamentalmente sulle tappe. E quindi Rubrik insieme a NetApps ha costruito e definito un apporto per consentire di ottenere la miglior protezione dei dati di NetApp attraverso. Ora, viene chiesto un approccio. Questo è un approccio però non deve essere solo reattivo, è un approccio proattivo. Quando prima parlavo di sistemi di sicurezza tradizionali, è perché i dati di backup, i dati di copia, sono un valore per chi fa ricerca di elementi di malware, perché mi danno lo store. Non devo solo lavorare sul dato di produzione. Se io posso confrontare quello che ho e che ho nell'ultimo mese, perché ho ottenuto una relation di un mese, di due mesi, quello che c'è, io la norma di detection la faccio decisamente meglio. Allora, da una parte devo tenere conto che quando vengo attaccato è un problema, perché non è facile gestire il ripristino quando vengo attaccato. Pressione, telefonate, senso d'urgenza. Voglio dire, uno viene messo onestamente in grandissima difficoltà e quando sei attaccato a livello malware, che sia un ransomware o un wire, non sai cosa fare. Quali sono i file delle macchine virtuali che hai distrutto? Non devi andare a scoprire, non è così semplice sapere qual è la superficie d'attacco. Devi avere anche contezza di qualità dei dati sfiltrati, o almeno che tipologia di dati possa averti sfiltrato, perché comunque in molti settori bisogna pure fare una denuncia. Oppure nel caso di pigmenta militare non vuole capire se effettivamente hanno preso i dati che volevo che si rubassero o i dati che invece si sono rubati. La terza cosa è sempre quella: qual è la mia copia giusta? Quando è che riesco a fare veramente l'attività di ripristino? E come la posso fare in maniera veloce e avendo una reazione molto veloce? No? Quindi per avere uno strumento che mi consente di identificare qual è la realtà, di sapere esattamente quali dati in qualche modo sono stati esfiltrati e soprattutto di poter andare a verificare qual è la copia buona che posso sopprimere dentro. La differenza è passare dal problema, dal disastro, alla gestione della botta. Perché se io in pochi minuti, un'ora, un'ora e mezza, magari mi usa mano, mi sopporta mano, mi dicono guarda, ti ha attaccato quel tipo di naso, posso andare a operare là dentro, cancellare e rimettere la copia giusta, probabilmente un'ora e mezza sono due in piedi. No, si dentro così funziona, in altri casi ci può stare settimane. E l'innovazione tecnologica nostra avanti, consentiamo di poter fare la nuova detection, quindi andare a calcolare l'impatto del ransomware in maniera immediata,
di poter sapere quali sono stati i dati sfiltrati, di poter quarantinare le copie che sono di backup, che sono infette, piuttosto che trovare il malware. Perché cosa facciamo? Noi lavoriamo in collaborazione con i prodotti di sicurezza, ci possono passare le IARUS, e quindi prendendo le loro IARUS noi siamo in grado di andare a guardare nei nostri file e di poter determinare dove è malware e di ricordare. Ma l'aspetto principale, veramente importante, è che così come non si scende in guerra se non si è al piano, non si può pensare di fare le cose mentre siamo attaccati senza un piano. Se non si è testato, verificato, validato, analizzato, se non si è pronti a reagire, ci si può mettere mesi. Cosa faccio partire prima? Questa macchina che quella o quest'altra? Come si può veramente pensare di affrontare un tema di ripristino senza aver fatto dei test prima? Ora poi c'è anche una serie di vantaggi in questa cosa, perché potete dare tutte queste informazioni a chi vi chiede, nel senso che a chi vi dice sei pronto sì o più. Ma la domanda è tutto ciò che è 5 minuti. Esatto, tutto ciò che è reattivo. E se fosse anche propositivo, se usassi questi dati, se lo stesso strumento che mi consente di fare l'indagine per capire dove il malware mi permette di fare monitoraggio, se questo ve lo metto a disposizione, ve lo passo sul Siemo, sul suo, capite? Io non devo fare grandi operazioni di intelligenza, io lo passo. Voi mi passate quello che chiedete, io vi passo quello che può essere la risposta. E se io potessi andare a capire che cosa ha fatto l'utente, attenzione, non stiamo colpevolizzando l'uomo, stiamo colpevolizzando uno che si chiama nome, punto cognome, che spesso e volentieri qualcuno si sta personificando. Ma lo sappiamo tutti quanti che fondamentalmente tutto nasce dalla capacità di personificare e come tale di comportarsi. E se quell'utente sta avendo comportamenti anomali, io ce l'ho lo storico, questo non è utile, questa è proattività, questo ci permette di ridurre il rischio di esplosione dell'attacco probabilmente dell'1%, dell'1,5%, dello 0,5%, e comunque ho rotto. Comunque ho preso un oggetto che ho pagato, che mi serve nel caso del disastro, e inizio a usarlo anche nel caso di risolvermi, di prevenire il disastro. Stiamo lavorando molto con il governo americano, sia a livello civile che a livello militare, siamo accreditati, abbiamo una certificazione in questo settore, siamo nella lista dei prodotti doti, quindi del Department of Defense, stiamo completando, mi sembra l'Alessio, stiamo completando il processo di certificazione CMMC, non vorrei sbagliarmi, che è un nuovo processo che stiamo avendo prima militare. Abbiamo più di 50 clienti. Nessuno di questi ha avuto un problema di questi. Ne abbiamo 160 in Italia, alcuni anche della pubblica amministrazione. Vedo di essere arrivato, salvo volevo dire un'ultima cosa. Se andate a trovarvi alcuni articoli di The Register, sono questi simpatici inglesi che scrivono, hanno intervistato un referente dell'NSA e la trovate su internet di Mario. Alla fine quello che lui ha detto è che gli ucraini si stanno difendendo da una grandissima politica di backup. Gli attacchi malware, guai perché sono presi, li passano, l'abbiamo visto. E loro stanno utilizzando soltanto questa tecnologia, per dirlo in maniera religiosa. Ora, non arriveremo a questo punto, noi non lo vogliamo.